Sì, il vice sindaco e il pubblico qui mi permetterà una riflessione. La società italiana è molto cambiata, vice sindaco, forse peggiorata, perché c'è stato un tempo in cui i professori nella società avevano valore, erano persone importanti. Adesso ti devi vergognare di essere professore o professoressa, se stai in consiglio comunale, ti devi vergognare perché conosci le parole, ogni tanto ti viene un riferimento ai classici, per carità. Questa società qua, in questo consiglio comunale qua, professore, ti devi vergognare, ti devi nascondere, non ci vai mai a scuola, zitto, per carità, perché sennò ti danno addosso. La società italiana è molto cambiata. Allora, volevo dire due cose su questo statuto nuovo che torna in consiglio comunale. In effetti volevo fare un po' la cronistoria, la farò rapidamente. Noi chiediamo una commissione, allora no. In senso unanime, il Consiglio Comunale, quello passato, quello attuale, capisce che la nostra giustizia così com'è non funziona, soprattutto perché ogni volta dobbiamo riappezzare il bilancio per la Monti Servizi, così non funzionano i servizi, c'è qualcosa che non va, lo dite anche voi, l'ha detto una volta anche l'assessore La Rosa. Quindi noi chiediamo di far parte di una commissione per riscrivere lo statuto, la commissione ci viene negata, ci lavora il direttore generale che abbiamo assunto e che paghiamo profumatamente, ci lavora, poi non è chiaro se ci ha lavorato lui o ci ha lavorato il segretario, comunque si arriva in consiglio comunale, abbiamo lo statuto 2 giorni prima, facciamo delle osservazioni, andiamo in consiglio, la maggioranza dice va bene, rivediamolo. C'è una riunione da giovedì a lunedì e poi un consiglio comunale da lunedì a mercoledì. La commissione, la minoranza, quello che non ha potuto fare in mesi, decide di farlo molto umilmente in pochi giorni. Ci mettiamo a lavorare, c'è chi nella mia lista e anche nella lista dei colleghi lavora velocemente, perché quello che non hai fatto in mese lo devi fare in pochi giorni. Poi andiamo in commissione. Nella commissione c'erano 3 rappresentanti delle 3 liste di minoranza, c'era l'assessore Bianchi, c'era il segretario, c'era il vice sindaco per il sindaco, c'era il presidente del consiglio comunale e c'era il delegato Valdetti. Diciamo che io ho visto una grande partecipazione, per questo vi ringrazio, dell'assessore Bianchi e del segretario comunale. È stata una commissione lunghissima ovviamente perché le questioni sono tante e non si è riusciti nemmeno, io avevo tanti appunti e non si è riusciti nemmeno a parlare di tutto perché non puoi fare in 3 ore quello che potevi fare con un tutt'altro in alcuni mesi. Però in effetti noi abbiamo ottenuto, voglio sottolineare, 4 cambiamenti che ha già detto l'assessore Bianchi. I documenti diventano ancora più a disposizione di tutti i consiglieri, i subappalti. Diciamo come l'avevano immaginato, non esistono così, ma devono rispettare le procedure comparative, insomma devono dare dei preventivi, cioè deve essere una sorta di bando. Il collegio sindacale dei revisori è obbligatorio e poi per quanto riguarda le nomine, ecco perché noi abbiamo chiesto una cosa, avevamo chiesto che si sottraesse. Cioè si indebolisse lo strapotere della maggioranza di turno nella Monti Servizi, perché non ci sembra giusto che la Monti Servizi diventi uno strumento appunto di spartizione di potere e di poltrone nella maggioranza di turno, indipendentemente di chi in quel momento chi sia al governo della città. Quindi volevamo che la rappresentanza fosse più collegiale, fosse più del Consiglio. E avevamo sparato alto, avevamo detto quei 3 rappresentanti del CPA. Perché non li facciamo due terzi alla maggioranza e un terzo alla minoranza? Sempre non nell'ottica della spartizione di potere, ma nell'ottica della rappresentanza del Consiglio Comunale. Ci è stato detto, vabbè, era sparare grosso, ci è stato detto che dal punto di vista proprio strettamente del codice civile non è possibile, perché quella è una società di fatto. Però abbiamo ottenuto una cosa che diceva l'assessore, cioè. In pratica bisogna fare una delibera di indirizzo che viene prima in cui si mettono dei criteri e in cui si dice che quando andremo a nominare il CDA, il Consiglio, quando andrà, il Sindaco, quando andrà a nominare il CDA, deve tenere conto di queste indicazioni che gli dà la delibera di indirizzo. E lì possiamo mettere tante cose, è vero, assessore Bianco, abbiamo capito lì, bene, no? Possiamo mettere 2 terzi alla maggioranza e 1 terzo alla minoranza, possiamo fare un criterio di punteggi perché chi ha più capacità o comunque insomma ci sembra la persona più adatta a ricoprire quel ruolo. Ci sono rimaste però due aperte due
tre questioni che non sono tornate. Ora, probabilmente il nostro gruppo esprimerà un voto di astensione e un voto di consenso a questa delibera. Io voterò probabilmente positivamente in questa delibera, perché proprio voglio riconoscere alla maggioranza questa disponibilità, cioè siamo proprio brave personcine, non ci fanno male, no. Prima la commissione non ci dà no, poi dopo si deve scapicollare due o tre giorni e fare tutto. Comunque la disponibilità c'è, delle cose il testo effettivamente è stato migliorato, appunto con la collaborazione dell'assessore Bianchi e del segretario, e quindi io personalmente voterò rispetto a questo gesto di apertura. Però certo ci stanno delle cose che rimangono in piedi, per esempio l'attuale multiservizi può anche nominare un direttore generale, sì, perché tre del CDA non bastavano, pure un direttore generale, che ci deve fare una multiservizi con un direttore generale, sarà la stessa cosa che ci deve fare il Comune di Santa Maria con un direttore generale, cioè molto poco. Quindi noi volevamo togliere la possibilità da quello statuto della nomina del direttore generale. Se vi ricordate, il segretario e l'assessore era rimasta, abbiamo detta, la discuteremo insieme. Quindi casomai su questo eventualmente io lo propongo adesso l'emendamento e voteremo. Cioè noi proponiamo che non sia possibile nominare un direttore generale, perché la nostra multiservizi è una multiservizi piccola, probabilmente non diventerà così stratosferica e grande, e il direttore generale è un'altra poltroncina, sono altri soldi che sprechiamo inutilmente, ce ne stanno già tre del CDA. Un'altra questione. Allora, questa è una delle cose deboli, secondo me, dello statuto, cioè si indicano una serie delle competenze della multiservizi in un quadro, a nostro parere, confuso relativamente alle competenze che hanno i dipendenti comunali e i dipendenti della multiservizi. Faccio un esempio, viene citato il servizio biblioteca, viene citato il servizio farmacia, è ovvio, ci hanno spiegato, però ce l'hanno dovuto spiegare, che non è che tutto la biblioteca va tutta la multiservizi o la farmacia va tutta la multiservizi, però nel assoluto non è chiaro le competenze, o meglio lo statuto dice che potrà essere redatto un contratto quadro e i contratti di servizi, cioè il contratto quadro dovrebbe essere quel contratto, poi più logico, non è tanto lo statuto che lo deve dire una cosa del genere, ma è il contratto quadro che deve appunto inquadrare le competenze, chi fa chi. Noi volevamo scrivere non che potrà essere redatto un contratto quadro, ma che dovrà essere redatto un contratto quadro. Invece abbiamo scoperto che attualmente sarebbe una grossa difficoltà per il Comune, perché attualmente non si sa chi è responsabile dei famosi servizi. Cioè, chi deve scrivere questo contratto quadro? Segretario? No. Direttore? Non si sa. Assessori? Boh. È una cosa abbastanza sconvolgente, cioè anche su questo vorremmo, assessore Bianchi, una risposta. Se vi siete posti il problema che qualcuno sia referente della multiservizi, ad esempio, che potrà fare questo contratto quadro. Certo è che se io adesso la voto, tra qualche tempo vi vedrò a chiedere se qualcuno ha fatto il contratto quadro, visto che sullo statuto c'è scritto lo potrà. Ripeto, noi vi chiedevamo di scrivere dovrà essere redatto un contratto quadro. Poi io, segretario, le chiederei di però scindere, perché è saltata proprio la pagina, la copia che ho io, non ho la pagina 10. La mia non ce l'ha. Allora, c'era una pagina in cui, appunto, quando si parlava di contratto quadro e di contratti di servizio, lì i contratti di servizio non possiamo scrivere che potranno essere redatti, quelli devono essere redatti per forza. Che facciamo? Nemmeno i contratti di servizio facciamo, cioè i contratti di servizio sono quelli relativi proprio al servizio, biblioteca, farmacia, e quelli per forza, che sono come li attribuiamo alla. Quindi noi lì chiediamo che non sia scritto potrà, cioè rispetto al contratto quadro ingoiamo il rospo di dire potrà e non dovrà. E poi vi chiederemo tra alcuni mesi che a fine ha fatto il tuo contratto quadro. Però sui contratti di servizio quelli non essere più la donna. E poi un'altra cosa sull'articolo 9. La mia è la pagina 10. Credo che sia lì. No, la pagina. Cioè, credo che sia lì.
non lo so se è lì quella, comunque la pagina 10 non c'è.